Oggi andrò a vedere una guida che ho scritto sui punti fondamentali per scegliere il vostro operatore telefonico. Ovviamente questa non è una guida, dove invece consiglio qual è il miglior operatore. Per consigli di questo tipo potete guardare per esempio questo video qui sopra di Giuseppe Caccamo, che invece fa una classifica dei migliori operatori italiani. In questo video invece andrò a elencare quali sono tutti i punti che bisogna considerare quando si sceglie un operatore. Bene, direi di partire. Innanzitutto il primo punto fondamentale è la copertura nella vostra zona. Sì, perché ovviamente se l'operatore non avesse copertura nella vostra zona, sarebbe inutile sceglierlo. Infatti l'operatore deve avere le infrastrutture nei luoghi dove vi trovate più spesso, che possono essere la vostra casa o il luogo di lavoro. Ovviamente all'inizio non si sa come scoprire quali sono le aree più coperte, al massimo se lo può sentire, si può sentire da amici, colleghi, da esperienze altrui. Quindi quello che vi consiglio per accertarvi che una data zona è effettivamente coperta da un operatore è di installare l'app di LTE Italy, che vi dà una visione anche di tutte le bande che ci sono degli operatori nella vostra città. Se vi spostate spesso per l'Italia, ovviamente può essere opportuno dotarsi di due SIM diverse. Per esempio una SIM TIM e una Iliad per avere una copertura migliore e quindi andare a compensare nel caso in cui uno dei due operatori non avesse copertura. Se invece viaggiate spesso anche all'estero, può essere opportuno scegliere un operatore fisico che abbia buoni accordi di roaming e buone soglie di giga utilizzabili all'estero. Sì, perché purtroppo le soglie di giga che si possono utilizzare all'estero, se non è previsto diversamente nelle offerte regolari, dipende soprattutto da quanti euro pagate. Bene, direi di andare avanti con il prossimo punto, che sono le chiamate da e verso l'estero. Beh, non a tutti serve chiamare all'estero, ma se voi rientrate in quella categoria di persone a cui serve telefonare a numeri di cellulare che si trovano all'estero, può essere utile informarsi. Infatti ci sono anche operatori pensati appositamente per le chiamate verso l'estero. Un esempio può essere Fastweb Mobile, che offre chiamate a costo zero verso oltre 60 destinazioni internazionali. E bisogna anche fare attenzione perché chiamare un numero fisso e un numero mobile per l'operatore non è la stessa identica cosa. Anche Iliad, per esempio, nelle sue offerte offre servizi di questo tipo, ma principalmente per chiamare i numeri fissi e non quelli mobili. Possiamo passare al terzo punto, la qualità del servizio, che è fondamentale. La qualità del servizio può comprendere determinati fattori, ovviamente, ad esempio il ping, cioè la latenza della connessione, poi i tempi di disconnessione per il cambiamento di indirizzo IP, le infrastrutture che devono essere aggiornate, la disponibilità delle nuove reti 5G, la priorità di rete, la disponibilità del VoLTE, che potete conoscere anche grazie alle community di altri clienti o effettuando delle prove e dei test voi stessi. Adesso guardiamo il quarto punto, che è proprio il VoLTE. Il VoLTE che cos'è? È una nuova tecnologia che vi consente di telefonare attraverso la rete 4G, infatti significa Voice over LTE. E al momento solamente le reti di Iliad e Wind3 supportano ancora il vecchio 3G. Le altre reti possono avvalersi solo del 2G, del 4G e del 5G. Quindi
Quindi è molto importante verificare se il vostro telefono è compatibile con il volt dell'operatore, perché altrimenti potreste non riuscire a navigare durante le chiamate se prendete una SIM di un operatore sotto rete TIM o Vodafone, e quindi potreste avere anche delle chiamate di qualità peggiore. Passiamo al quinto punto e vediamo la convergenza fisso mobile. Qui vi ho inserito un'immagine di TIM unica perché è il primo esempio che mi è venuto in mente, ma ce ne sono diversi. Infatti potreste ottenere più giga o sconti se scegliete lo stesso operatore sia per il mobile che per il fisso. Degli esempi possono essere Optima, Fastweb, Iliad, Tiscali, PosteMobile, TIM, Vodafone e Wind3. Tutti questi operatori che ho elencato offrono sia servizi di rete fissa che di rete mobile. Passiamo al sesto punto, il servizio clienti. Tutti gli operatori hanno un servizio clienti, ma non per tutti è identico ovviamente. Ci sono operatori che prevedono anche l'assistenza via chat, altri che invece vi costringono a telefonare un numero di assistenza clienti che molto spesso è anche gestito da un robot. Inoltre bisogna considerare che scegliendo un operatore virtuale poco conosciuto potreste non avere la possibilità di recarvi in un centro fisico per richiedere assistenza, sì, perché ovviamente l'assistenza può essere richiesta anche in un punto fisico dell'operatore. Passiamo al punto numero 7, le ricariche. Se può sembrare ovvio che i principali operatori possono essere ricaricati sia al supermercato sia da home banking che in tabaccheria, per le SIM invece di alcuni operatori virtuali potrebbe essere necessario ricaricare online con carta di credito, e non tutti supportano la ricarica automatica. Passiamo al punto numero 8, opzioni aggiuntive o di emergenza. Come vedete vi ho inserito l'immagine della SOS ricarica e poi del rinnova di veri, che sono solo alcune delle opzioni che ci sono in caso di emergenza. Infatti se finite i giga prima della scadenza, che cosa farete? Ci sono alcuni operatori come O Mobile e Veri Mobile che consentono di rinnovare in anticipo l'offerta. Altri come Kena Mobile che ti consentono di comprare qualche giga a un prezzo modesto, ma operatori come Uno Mobile, per esempio, purtroppo gli operatori come Uno Mobile non consentono ai propri clienti di fare ciò, oppure lo consentono ma a prezzi decisamente elevati. Infatti hanno prezzi fermi a 10 anni fa e quindi potreste ritrovarvi a utilizzare l'hotspot di un vostro amico. Certi operatori come Iliad o Fastweb non hanno neanche la possibilità di attivare servizi e opzioni aggiuntive. Anche Spuso, per quanto mi ricordi. Bene, passiamo al punto numero 9, a smartphone a rate. Solamente con i principali operatori di telefonia TIM, Vodafone, Wind3 e Iliad è possibile acquistare uno smartphone a rate in abbinamento con la vostra offerta. Ma non credo che sia un grave problema, perché comunque si può acquistare anche attraverso dei finanziamenti di aziende private. Però per alcune persone può essere anche comodo prendere il telefono con il contratto telefonico. Passando al punto numero 10, la convenienza. Ovviamente anche nel settore della telefonia mobile il consumatore deve prestare attenzione al portafogli. Se si hanno esigenze limitate può essere più vantaggioso scegliere degli operatori virtuali con offerte mensili a prezzi più ridotti o addirittura con offerte annuali, anche se la qualità del servizio, l'assistenza e la velocità di rete potrebbero essere peggiori. Passiamo al punto 11, le esigenze personali. Le esigenze personali dipendono da voi, sono soggettive.
Innanzitutto bisogna calcolare quanti giga si utilizzano in media al mese e verificare quali sono gli operatori che offrono quel quantitativo di giga al prezzo più accessibile per voi. Se si consumano anche minuti ed SMS, potrebbe esservi utile il mio vecchio video che vi linko qui sopra, che spiega quanti minuti e SMS offrono realmente gli operatori dietro la scritta illimitati. È anche importante verificare se vi serve il trasferimento di chiamata, in cui ho parlato nel video qui sopra che vi linko, elencando tutti i costi e di altri servizi come per esempio la segreteria telefonica, gratis per operatori come Iliad e Fastweb, ma a pagamento per molti altri. Potrebbe rientrare nelle vostre esigenze anche avere una eSIM, oppure una eSIM gemella per lo smartwatch, e solamente alcuni operatori come TIM, Vodafone e Spusu offrono queste possibilità. Ok, andiamo adesso al traffic shaping, che è il punto numero 12. Con la convenienza ovviamente si rinuncia a qualcosa, in molti casi è il ping, in altri è il traffic shaping, ovvero una limitazione di banda che coinvolge solamente alcuni servizi, come per esempio la riproduzione di video su YouTube oppure il caricamento delle pagine di Instagram. È noto a tutti, in particolare, che PosteMobile, Kena e Omobile limitano il traffico dati degli utenti a velocità ridicole per alcuni servizi. Passiamo al punto numero 13, che è la velocità della rete. Se fate un utilizzo blando dello smartphone potreste accontentarvi anche di 10 mega al secondo, ovviamente, ma se invece come me o come una minoranza comunque degli utenti siete degli utilizzatori esperti che scaricano quindi molti file, applicazioni, caricano video sulla rete 4G o 5G, sicuramente la velocità della rete sarà un fattore da prendere in considerazione. È importante infatti notare che la velocità della rete dipende anche dalla priorità di rete e dalla larghezza di banda disponibile, soprattutto nelle ore di punta, quando più persone si connettono e infatti si possono riscontrare dei rallentamenti. Vi linko qui sopra un mio video che analizza nel dettaglio tutte le velocità massime degli operatori mobili italiani, in particolare quelli virtuali. Ovviamente, e ci tengo a sottolinearlo, la velocità può cambiare da offerta a offerta. Quindi, anche se nel mio video, che adesso vi linkerò qui sopra, voi vedete che, non lo so, PosteMobile ha una velocità massima in download di 300 mega, ciò potrebbe essere modificato dall'operatore per un'offerta in particolare che magari è limitata a 50 MB, quindi prestate ovviamente attenzione. Adesso passiamo al punto 14, le rimodulazioni. Qui vedete un'immagine del per sempre di Iliad che nel 2018 è stata la cosa che ha spinto molti utenti a passare a Iliad, infatti, da TIM, Vodafone, Wind e Tre. Chi non ha mai sentito parlare almeno una volta nella propria vita delle rimodulazioni anche nei mercati della luce, del gas, della telefonia fissa? Infatti, per sempre è stato lo slogan preferito da Iliad nel 2018, nel periodo del lancio. Sì, perché se ci tenete al punto convenienza potreste considerare anche questo punto. Non tutti gli operatori che offrono tariffe convenienti, infatti, non rimodulano. Operatori virtuali come PosteMobile e FastWebMobile, che offrono delle tariffe relativamente convenienti, rimodulano le offerte dei clienti molto spesso, proprio come gli operatori fisici Vodafone, TIM e Wind Tre. Adesso passiamo al punto numero 15, la longevità delle SIM. Sono
Solamente alcuni operatori come CoopVoce consentono di tenere attivo una SIM per ben 24 mesi dall'ultima ricarica. Lo standard è di 12 mesi, quindi se vi serve una SIM da utilizzare solo in caso di emergenza, questo è un fattore da tenere in considerazione. E poi il punto numero 16, le SIM dormienti. Che cosa sono queste SIM dormienti? Non tutti gli operatori possono mettere in stand-by le offerte, ce ne sono alcuni come CoopVoce per esempio che vi disattiveranno l'offerta dopo un tot di giorni, altri che invece continueranno a scalarvi il credito residuo ogni mese, quindi fate attenzione alle condizioni contrattuali. Passiamo al numero 17, al punto numero 17, l'affidabilità. C'è sempre il rischio che il vostro operatore possa fallire o interrompere i rapporti con i fornitori, come è successo recentemente a Rabona Mobile, ma anche nel passato è successo a Bip Mobile, Erg Mobile, eccetera, eccetera. Quindi scegliere un operatore che sia poco conosciuto potrebbe rappresentare un rischio. Passiamo al punto numero 18, eventuale cambio operatore. Sottoscrivere un contratto con operatori come TIM, Vodafone e Wind 3 vi metterà una posizione di netto svantaggio rispetto agli utenti che invece sottoscrivono contratti con operatori come PosteMobile, Fastweb e CoopVoce, che invece sono oggetto delle offerte operator attack e quindi hanno accesso alle offerte più convenienti di tutti gli operatori quando si va in portabilità. Passiamo all'ultimo punto, il punto 19, promozioni e sconti. Gli operatori come Verio o Kena sono noti per i bonus riservati a chi porta un amico, che possono offrire notevoli vantaggi e far ricaricare le vostre SIM. Qui vedete lo spot di Verimobile, 100 euro di ricarica e omaggio se porti 10 amici, che comunque è un grande vantaggio, non tutti gli operatori permettono di avere delle ricariche così, in questa maniera, portando degli amici. Si può pensare anche al meccanismo di CoopVoce, che invece ricarica la SIM grazie ai vostri punti come socio Coop quando fate la spesa. Ed è qui proprio dietro di me, autoricarica con la spesa, che vi consente di accrescere il vostro credito telefonico facendo la spesa. Si può pensare anche ai meccanismi di Vodafone Happy o Team Party, che potrebbero farvi vincere sconti o altri vantaggi. Altri operatori come Fastweb offrono dei corsi gratuiti o il servizio di Wi-Fi, per esempio. Operatori come Spusu, come potete vedere qui, hanno il meccanismo dei giga di riserva, che essenzialmente converte ciò che non avete usato nel mese precedente, compresi anche i minuti e gli sms, li converte in megabyte che poi potrete utilizzare nei prossimi mesi. Ovviamente bisogna analizzare attentamente tutte le possibilità che potrebbero farvi preferire quindi un operatore rispetto a un altro, perché ognuno è unico e diverso, ognuno è unico nel suo genere e noi siamo qui per confrontarli tutti. Spero che questa breve guida vi sia stata d'aiuto, spero di non avervi annoiato troppo e un saluto da Agnex.